Questa mattina si è riunita la Commissione Giustizia per analizzare un provvedimento delega del Governo e nel procedere alla discussione del provvedimento è stato impedito ad alcuni deputati di intervenire nel merito per dichiarazione di voto su uno degli emendamenti presentati in Commissione dalla Lega. Seconda analisi è che i deputati che hanno richiesto di intervenire sul regolamento, quindi per segnalare l'accaduto, il fatto che il Presidente non desse la parola ai deputati all'interno della Commissione, è stato impedito anche di intervenire sul regolamento. Questo contrariamente a qualsiasi norma esistente, perché come tutti sappiamo l'intervento sul regolamento ha la precedenza sugli altri e questo credo che la Presidenza su questo mi possa dare assoluto conforto. Voglio chiarire un punto. La conduzione dei lavori deve tenere conto del regolamento. Se c'è un richiamo al regolamento, lei è tenuta a non proseguire con la votazione e a dare la parola al deputato che chiede di intervenire sul richiamo al regolamento, cosa che lei non ha fatto. Tra l'altro, Presidente, mi consente di dire che nonostante oggi siamo venuti in tanti, proprio perché i riflettori dell'informazione si accendessero su un bavaglio all'informazione, stiamo tenendo un comportamento assolutamente pacifico e sereno fin quando non vengono violati i diritti dei deputati. E Presidente ha detto che essendo stato varato il 23 dicembre, l'intervento non è varato dal governo a ridosso del caso di Mafia Capitale. Io le ricordo che Carminati viene arrestato all'inizio di dicembre 2014 Grande. e quindi è perfettamente a ridosso di Mafia Capitale conseguenza. Infine, Presidente, siccome nel momento in cui si votava lei ha chiamato chi era favorevole e c'erano delle mani alzate, chi è contrario e le stesse mani sono rimaste alzate, io la invito a verificare la votazione e a ripeterla. È stato chiesto. La votazione era regolare. Ho chiesto la verifica della votazione, Cioè, Presidente. questo significa allora, che onorevole, lei mi ha chiesto addosso, subito. Allora, io mi chiedo, se non viene data la possibilità ai deputati di fare un intervento sul regolamento e quindi magari di chiedere anche la verifica del numero legale, la verifica dei voti, l'appello nominale, se non viene fatto prima della votazione perché viene impedito dal Presidente di turno, se non viene fatto dopo perché viene impedito dal Presidente di turno, voi mi dovete spiegare, signori, quale democrazia è questa. Allora, fatemi capire voi in che modo una forza di opposizione si può esprimere all'interno di una commissione, di un'aula parlamentare, perché altrimenti, Presidente, noi qui non ci abbiamo capito nulla e c'è qualcuno che sta facendo dei soprusi che non sono degni di una Repubblica parlamentare.